Taranto, direzione Ilva, siamo con il senatore Gianluigi Paragone, leader di Italexit. Italexit è l'unico movimento politico italiano che ufficialmente dice, urla la necessità di chiudere Ilva ArcelorMittal. Altre forze politiche giocano sugli equivoci, giocano sui doppi sensi, giocano sulla transizione ecologica, parlano di una non meglio precisata decarbonizzazione, riconversione, ma la parola chiusura non la conoscono, compresi i Verdi che si schierano poi con Emiliano e con il centro-sinistra, che non vuole certo la chiusura dell'Ilva. Una posizione netta e precisa, quella di Italexit, sulla situazione ex Ilva a Taranto. Ma non può che essere una situazione netta di chiusura, perché qui stiamo commentando un qualcosa che è fuori dal mercato, cioè la si tiene in vita in maniera artificiale, regalando soldi. Un accanimento terapeutico. Sì, regalando soldi e possibilità a padroni che arrivano con questa mentalità padronale e che non restituiscono nulla. Qui non c'è nessun atto di generosità verso l'economia italiana, verso i lavoratori, è una sola generosità per i padroni. Quindi ArcelorMittal si deve mettere in testa che non deve più ricevere alcunché dallo Stato, e lo Stato deve capire che purtroppo questo che per anni è stato considerato un mostro, ma che arricchiva qualcuno, ha terminato la propria esistenza. Taranto può tranquillamente vivere senza Ilva, e aggiungo che i lavoratori di Taranto, che pensano che un procrastinarsi di attività... Solo un proseguire, prolungare l'agonia. È un modo artefatto di pensare che questa cosa possa produrre economia. Il sito, la parte occupazionale può essere garantita tranquillamente dallo smantellamento e dalla bonifica. Anche perché solo per chiudere e per smantellare ci sarebbero 30 anni di lavoro. Quindi... Sicuramente. E poi l'altra grande balla che stanno raccontando, che è una specie di droga, è quella di inserire dentro il progetto del New Green Deal la transizione ecologica. Ci si sciacqua la bocca con questa espressione. Questo è il classico atteggiamento di greenwashing, cioè la possibilità di non risolvere il tema, di non tagliare il nodo gordiano. Quindi si inventano parole nuove. Qui sicuramente, quando sento parlare di idrogeno, ho detto, ma loro sanno come ormai è conciata questa... Un catorcio. Senatore Paragone, non l'AFO2, hanno cercato di metterlo in piedi, si è paralizzato di nuovo. La cosa incredibile è continuare ad assistere ad esercizi verbali, lessicali, semantici, per non risolvere il problema. Oltretutto c'è una situazione, oltre quella ambientale tragica, c'è una situazione occupazionale drammatica. Perché ora questi vogliono mettere nelle prossime 12 settimane 8.000 persone in cassa integrazione, dinanzi ad una forza lavoro di 10.000 unità circa. Questa cosa da quanto tempo la stiamo vedendo? Cioè, poggia su un clinale che è un moto accelerato uniforme. Quindi è un progressivo allontanamento delle politiche occupazionali, però intanto mantengono in vita in maniera artificiale, con un dumping finanziario, di aiuti pubblici, questa cosa che, ripeto, non ha più un senso industriale. Facciamocene una ragione: non è che se chiude l'Ilva qui il problema dell'acciaio e della siderurgia non lo affronti più. Ci sono dei siti di produzione in Italia che sono sufficienti per quello che possiamo fare, ma da qua non uscirà più nulla, da qua non esce più nulla. Sentiamo forze di centrosinistra pseudoambientaliste che fanno, ripeto, come dicevo poc'anzi, il doppio gioco, perché quella parola magica, chiusura, non la pronunciano. Lo stesso Angelo Bonelli si schiera poi col centrosinistra, si schiera con Emiliano, si schiera con il PD, autore di quei partiti Salva Ilva e Ammazza Taranto. I Verdi si stanno facendo prendere in giro anche sul discorso dell'ecosostenibilità. L'ecosostenibilità sarà una partita di giro. Vedete, noi dicono abbiamo tanti soldi da spendere. Allora, però tu devi spendere dei soldi, li metti su una rete industriale che per lo più è tedesca in Germania, e sui mercati globali è cinese, tedesca e americana, perché noi non abbiamo
l'hardware per switchare sull'elettrico o sull'idrogeno. Quindi i soldi che ci arrivano li andrai a spendere sulle altre economie. Quindi a noi restano i prestiti e i debiti, agli altri le occasioni di sviluppo industriale. Quindi questa è una delle tante ipocrisie politiche lessicali. L'altro falso mito è quello della decarbonizzazione. Studiosi, docenti universitari hanno detto che si possono realizzare con i forni a gas appena 250.000 tonnellate, collegandone anche 10 in serie, arriveremo a 2 milioni e mezzo di tonnellate, non certo le 8 tonnellate. Ma Patuanelli che è venuto qua a raccontare la favola dell'idrogeno? Cioè, quando era al MISE, Patuanelli venne qua a raccontare la favola dell'idrogeno. Che si può produrre solamente in dosi piccolissime con micro stabilimenti, non certo di questa grandezza. Allora, uno stabilimento o nasce ex novo, nasce con quel tipo di tecnologia, come accade per esempio in Austria, esiste, ma tu non puoi pensare di convertire un'industria che è del secolo scorso. Obsoleta. Sì, è un'industria del secolo scorso e tu puoi pensare di convertirla sull'idrogeno. Intanto lo devi smantellare. Un governo, quello di Conte, appiattito su ArcelorMittal, ora un governo, quello di Draghi, che accetta i diktat di ArcelorMittal. ArcelorMittal sembra il dominus di questa realtà, con uno Stato asservito. Cioè, come si fa, pur riconoscendo tutti i crimini internazionali compiuti da ArcelorMittal, il governo va a braccetto nella nuova governance? Ma semplice, perché non vogliono, con Invitalia. Perché non vogliono sciogliere e risolvere il tema di fondo. Questo è un nodo gordiano, non puoi pensarlo di slegare. Questo lo devi prendere la spada e lo devi tagliare. Non c'è possibilità di riconversione o di rimantenere. E ai lavoratori di Taranto diciamo: guardate che la bonifica consente di mantenere uno stato, anzi, non, tu togli da quel piano inclinato che è fatto di progressiva disoccupazione, licenziamenti, messa in cassa, tu li togli, tu dai la possibilità, perché è un grande piano, ha la possibilità di bonificare l'area, di smantellare, perché qui a smantellare questo po' di roba ci vuole tanto tempo. 30 anni minimo. E poi la mia idea, forse te ne parlai anche un'altra volta, l'ultimo, tra virgolette, regalo che può dare l'ex Ilva a Taranto è l'acciaio per costruire un bel ponte, che quando siamo andati a Taranto a vederlo era un ponte onestamente di bassissimo livello. Allora tu puoi avere una gara di idee, un concorso di idee per avere un ponte levatoio fatto con l'ultimo acciaio di questo segno, che sarà un po' una cicatrice anche per Taranto. E il ponte è chiusura e apertura, è il vecchio e il nuovo. Quindi, una pietra miliare di una svolta. Un ultimo grande segno di un sito produttivo che ha fatto la sua vita. E la morte di molti. Che ha segnato Taranto nel bene e soprattutto nel male, lascia quest'ultimo segno. Oltretutto, parallelamente, quindi smantellamento, riconversione, ma parallelamente turismo, cultura, università, quella che è l'agricoltura, la vocazione naturale di Taranto, che è stata violentata, è stata stuprata. Taranto, ripeto, in una logica di vera riconversione di questo paese verso l'esaltazione del Made in Italy, Taranto finalmente non è soltanto la città dell'Ilva, ma diventa la città di Taranto. La posizione netta di Italexit, lei sa che io sono molto critico nei confronti della classe politica di tutti i colori, però do atto alla onestà intellettuale, alla fermezza, alla linearità, alla univocità della vostra posizione. L'unica forza politica in Italia, Italexit, che parla apertis verbis di chiusura di Ilva. Quello deve restare agli atti.